Buongiorno a tutti. Oggi faccio un video perché ho finito ieri sera di leggere la trilogia della Maddalena e volevo parlarne. Prima di tutto vorrei scusarmi in anticipo se dovessi offendere qualcuno, perché questi libri parlano di Maria Maddalena, di religiosità e quindi non vorrei mai toccare la suscettibilità di qualcuno riguardo a queste cose. Allora, i libri in questione sarebbero il libro del... No, sbagliato. Il primo è il Vangelo di Maria Maddalena, il secondo è il libro dell'amore e il terzo è la stirpe di Maria Maddalena, tutti e tre di Kathleen McGowan. Questa cosa di far vedere la stampa della copertina del libro l'ho rubata a Gabby Jules, visto che lei ha fatto una volta così. Io non sono capace di mettere le copertine dei libri sui miei video. E siccome l'ultimo della trilogia l'ho letto su ebook, e dal mio ebook reader sono all'ultima pagina, non sono capace di tornare sulla copertina, se non tornando indietro pagina per pagina, sono circa 900 perché l'ho fatto bello grande. Ho pensato bene di stampare la copertina, di farvela vedere. Allora, in tutti e tre i libri, la protagonista principale, diciamo, è Maria Maddalena. Tutti e tre si basano su di lei, sulla sua storia. Protagonista del libro è una donna dei giorni nostri, Maureen Pascal o Paschal, non so come si legge. Che secondo me è un attimino l'alter ego della scrittrice, che praticamente nel primo romanzo comincia a fare dei sogni strani, dei sogni dove vede la crocifissione di Gesù, ma fa questi sogni non da spettatrice, è sì spettatrice, ma provando quello che hanno provato le persone che hanno assistito alla crocifissione. E praticamente poi parlando con altre persone, riflettendoci su, capisce che lei praticamente si immedesima in Maria Maddalena, prova quello che ha provato Maria Maddalena al momento della crocifissione. L'ipotesi di questi tre libri si basa sul fatto che Maria Maddalena era la compagna di Gesù e da lui ha avuto anche figli ed è stata la persona che è stata scelta da Gesù per poi divulgare nel mondo i suoi insegnamenti, la via dell'amore praticamente, quello che lui effettivamente praticava, l'amore. Questo logicamente è in contrasto con le idee della Chiesa, perché le idee della Chiesa si fondano su Pietro, che è stato il primo papa, diciamo, della storia, e dopo di lui sono tutti uomini che tramandano queste cose. Mentre secondo questo libro la visione di Gesù è stata travisata perché lui ha dato i suoi insegnamenti a Maria Maddalena. Maria Maddalena è stata la persona incaricata di diffondere questi insegnamenti nel mondo e sappiamo tutti com'è andata a finire. Il libro che mi è piaciuto di più dei tre è il primo, questo, perché è ambientato nei paesi circostanti Rennes-le-Château. Io sono una grandissima appassionata del mistero di Rennes-le-Château. Ultimamente è venuta alla ribalta con il Codice da Vinci, ma di questa storia, anche del fatto che Maria Maddalena fosse la compagna di Gesù e avesse avuto dei figli da lui. È tanti anni che circola. Qui c'è una piccola cartina, non so se riesco a farvela vedere. Praticamente Rennes-le-Château si trova al sud-ovest della Francia, al confine con i Pirenei. Rennes-le-Château, io ho qua una fotografia, chi ne ha sentito parlare di sicuro ha visto la Tour Magdalene. Che praticamente a Rennes-le-Château a un certo punto, a fine 800, inizi del 900, c'è stato un parroco, Béranger Saunière, che a un tratto è diventato ricco. Era un parroco un po' stravagante, diciamo, arrivato in quel paese, ha iniziato essendo poverissimo, praticamente per mangiare doveva andare a caccia e a pesca. E poi pian piano
ha fatto delle scoperte che ancora oggi non si sa. C'è chi dice appunto che ha scoperto la storia, che Maria Maddalena era la compagna di Gesù e che ci siano in giro dei discendenti di Gesù. E quindi con questo ha potuto ricattare la Chiesa e da lì è diventato ricco. Chi dice che invece ha trovato il tesoro dei Visigoti? Chi dice che ha trovato il Santo Graal? Insomma, ognuno dice la sua. Comunque è ancora un mistero come mai questo prete sia diventato così ricco. Che tra l'altro io ho scoperto in seguito, noi abbiamo una Relais Château anche in Italia che sarebbe a Altare, in provincia di Savona, dove un altro parroco, più o meno nello stesso periodo, è diventato ricco, ma molto più ricco di quello di Relais Château. Io sono stata a vedere i suoi palazzi e praticamente quello che ha costruito Béranger Saunière a Relais Château sono delle catapecchie confronto a quello che ha costruito questo parroco. Ma questo è tutta un'altra storia. Se io comincio a parlare di questo non finisco più. Casomai se qualcuno potesse interessare, io sarei più che lieta di parlare di queste cose. Dunque, tornando alla trilogia della Maddalena. Allora, il primo libro parla... Allora, tutti e tre i libri sono con dei continui salti temporali, ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi e al giorno in cui è ambientata la storia speculare, diciamo, che serve alla scrittrice per farci capire cosa è successo nei tempi passati. In questo libro viene raccontata la storia d'amore fra Maria Maddalena e Easa. Gesù in questo libro viene chiamato Easa e quindi ci fa vedere quello che loro hanno vissuto insieme, le scene strazianti della crocifissione e quello che è successo dopo. Praticamente Maria Maddalena, dopo di questo, è stata aiutata da Giuseppe d'Arimatea a fuggire a Alessandria d'Egitto, dove poi è partita la volta dell'Europa. Tra l'altro c'è un paese in Francia che si chiama Les Saint-Marie de la Mer, dove dicono che appunto lì Maddalena sia sbarcata e ha cominciato il suo, come dire, la sua predicazione, diciamo, dell'amore che gli ha trasmesso Gesù. Io sono stata anche nella chiesa dove ci sono in Francia, dove ci sono le spoglie di Maria Maddalena, e sono stata anche in una grotta dove lei ha vissuto in eremitaggio, che è la grotta della Saint-Baume. Sono dei posti stupendi. Il primo libro parla di questo. Il secondo libro, il libro dell'amore, il personaggio principale è Matilde di Canossa. Io di Matilde di Canossa non sapevo praticamente niente, sapevo che è stata la fondatrice di Orval, dell'abbazia di Orval, o monastero, non so comunque. E appunto ci spiega la storia di Matilde di Canossa, ci delinea il suo personaggio, cioè, mi ha fatto capire che era una donna molto risoluta, molto decisa, che sapeva quello che voleva, che cercava di ottenerlo a tutti i costi, e anche lei ha praticamente cercato di diffondere, di preservare il messaggio originale di Gesù. Praticamente questa trilogia, e penso che poi andrà anche avanti perché ho letto sul suo sito che era una trilogia inizialmente, ma i libri diventeranno molti di più, è la storia di come è stato tramandato fino ai giorni nostri l'insegnamento di Gesù, l'insegnamento reale, sempre secondo l'autrice. Io non voglio offendere nessuno. Stavo dicendo, appunto qui parla di Matilde di Canossa, anche lei come ha fatto per tramandare questa sapienza segreta, perché logicamente una volta che la Chiesa ha preso piede, tutto quello che andava contro la Chiesa era eresia, e quindi gli insegnamenti, il Vangelo, perché praticamente Gesù ha incaricato Maria Maddalena di redare un Vangelo, non so se dice redare, di scrivere un Vangelo di quelli che erano i suoi insegnamenti, e questo Vangelo logicamente poi è stato tramandato nei secoli, ed è una cosa che va protetta, perché se dovesse saltar fuori, specialmente ai tempi antichi, chissà cosa avrebbe fatto la Chiesa pur di mantenere il suo stato, i suoi principi, i suoi dogmi che aveva impostato nel corso degli anni. E quindi qua siamo col libro dell'amore. L'ultimo libro, La stirpe
di Maria Maddalena, invece ci parla di Lorenzo il Magnifico. È una cosa che ho pensato strana, perché lei all'inizio, la scrittrice, diceva che ha avuto quest'idea di iniziare questa trilogia perché voleva rivalutare le donne bistrattate dalla storia. E poi mi salta fuori con Lorenzo il Magnifico. Certo, ci parla anche delle figure che erano vicine a Lorenzo il Magnifico, quindi anche una donna. Però appunto parla di lui, ti fa vedere quello che lui ha fatto per la sua Firenze, che appunto era il Magnifico, perché era veramente magnifico, il popolo lo acclamava come magnifico. Io, non sapendo la sua storia, ho pensato però che l'approfondirò, logicamente mi devo basare su quello che ha scritto lei. Dovrò andare a vedere se effettivamente le cose erano così, perché poi i medici, sotto un certo punto di vista, sono stati anche visti come dei tiranni. Quindi per quello voglio andare a vedere effettivamente se è vero quello che ha scritto lei, che Lorenzo sì, era il Magnifico, perché il popolo lo acclamava come Magnifico, perché lo voleva, perché ha promosso delle riforme, ha fatto del bene per i suoi cittadini. Insomma, lui ha cercato di preservare al meglio la città di Firenze. E lei, tra l'altro, no, non lo dico perché è uno spoiler, se no magari qualcuno che lo vuole leggere, che non sa niente di Lorenzo il Magnifico come me, sa come va a finire. Anche in questo caso Lorenzo il Magnifico cerca di preservare, di custodire questo Vangelo dell'amore, e non posso dirvi altro perché sennò sarebbe uno spoiler e non voglio rovinare il piacere di lettura a chi vorrà leggere questi libri. A me sono piaciuti molto, logicamente io mi sono avvicinato a questa lettura perché sapevo che il primo libro parlava di Re Le Chateau, e dove c'è Re Le Chateau io mi fiondo a pesce e qualsiasi cosa leggo, anche la più stupida, ma io la devo leggere. Però mi sono piaciuti, mi sono anche iscritta alla newsletter del sito di Kathleen McGowan, dell'autrice, perché il suo punto di vista mi è piaciuto molto, mi è piaciuto anche come scriveva. Certo, non sono dei capolavori, ma io in questo caso non sono stata a vedere cosa c'era dietro il libro, sono stata a vedere la storia, era quello che mi interessava, non sono stata a guardare la linguistica, come sono state costruite le frasi, queste cose qua non mi hanno interessato. Niente, questa era il mio, faccio rivedere i libri, track. Così, queste sono le mie impressioni su questi tre libri. Basta, non so più cosa dire, altrimenti sforo come al solito. Come dicevo prima, se qualcuno interessa sapere qualcosa di Re Le Chateau, di questo mistero, io sono più che lieta di raccontare, di annoiarvi con tutte le mie storie. E colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che stanno guardando i miei video. Sono veramente stupefatta che ci sia qualcuno che sprechi del tempo ad ascoltare quello che ho da dire. È una cosa che mi fa tantissimo piacere, quindi grazie a tutti. Io e i miei iscritti li ho ringraziati uno per uno, ma comunque penso che magari c'è qualcuno che guarda e che non è iscritto. Ringrazio lo stesso per avere la pazienza e la bontà di stare ad ascoltarmi. E grazie a tutti, ciao ciao e al prossimo video.